Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata da Road to Ranked. Oggi abbiamo un nuovo team, come abbiamo anticipato settimana scorsa, ed è un Big Six. Team che avremo per le prossime, penso, 2 settimane, comunque. Ho scelto il Big Six perché non avevamo mai portato effettivamente un Big Six sul canale, perché è un team che comunque è importante saper utilizzare, visto che sta vincendo regionali dappertutto, e che comunque non è molto difficile da usare in modo standard. È difficile più che altro predittare l'avversario una volta che hai mirror match, ma comunque intanto andiamo avanti. Come vi dicevo, ho resettato il rating, ho fatto un paio di lotte di prova con questo team, che vi ricordo potete trovare su Patreon, se ci seguite su Patreon. Troviamo 1580 dal Giappone, e come dicevo, 2 vittorie, praticamente la prima l'ho giocata, la seconda era praticamente una first turn win, quindi boh, vediamo. Qui cosa facciamo? Allora, è un Rei Ogre, va bene, e fino a qui ci siamo. Potremmo vediamo, o aprire con Kanga Talonflame, però boh, Kanga Xerneas non è male. Kanga Xerneas o Kanga Smeargle o Smeargle Xerneas, diciamo, sono le lead principali con questo tipo di team. Non ce ne sono molte altre. Oddio, anche Kanga Talonflame, in realtà. Vediamo. Lui aprirà sicuramente con Crobat. Crobat più qualcosa. Potrebbe essere Crobat Leopard. Potrebbe essere... Sì, in effetti Crobat Leopard è la sua lead migliore, però non è che possiamo farci molto. Smeargle lo porterei Groudon. Salamence in questi team non si gioca quasi mai, è solo lì per l'Intimidate, ma qua sinceramente ha poco senso. Talonflame o Groudon, meglio Groudon secondo me. Vediamo come va. Non gioco molto Big Six, quindi... Se faccio degli errori stupidi è perché non lo gioco molto, è da poco che lo gioco, quindi vediamo un attimino come va la lotta. Allora, Kangaskhan Xerneas, tare che Kangaskhan è bellissimo, no, Inner Focus, il mio Kangaskhan, e Crobat Smeargle, ok, va bene. Vediamo cosa fare. Sinceramente io andrei per un sdoppiatore diretto su Smeargle più geocontrollo con Xerneas. Non lo so in realtà, perché lui potrebbe anche semplicemente proteggere e fare la Tailwind. Una volta fatta la Tailwind non ho modo di rompergli la Sash. Quindi... Beh, non è che abbia molto da fare, sinceramente. Vabbè, io faccio sdoppiatore perché non si sa mai. Comunque, qui che Smeargle dovrebbe proteggere, lui setterà la Tailwind. E poi portare Ferrothorn dentro a questo punto. Immagino che l'abbia portato, visto che... Anticipo. Nice! Ottimo. No, è Scarf! Ecco, quando avete davanti uno Smeargle non sapete mai se è Scarf o meno. Kangaskhan missa! Grande Kangaskhan. Grande Kangaskhan. Ok, abbiamo bruciato anche un turno di Slip qua. Ottimo. Minchia, Smeargle Scarf, porca troia. Ok. Smeargle Scarf di solito non si vedono... È raro vederli, e infatti non mi aspettavo fosse Scar, ma fosse Sash. Meglio così per noi, nel senso che comunque adesso abbiamo... Ok, lui è Kyogre. Adesso probabilmente proteggerà. E... proteggerà e proverà a mettere la Tailwind, in modo tale da essere più veloce di noi. E questo noi... Più o meno va anche bene. Adesso io attaccherò Crobat più cercherò di fare un geocontrollo. vediamo. Ok. Chiamata giusta qua.
Kyogre protegge. Tailwind. Ok, perfetto, perfetto. Questo turno l'abbiamo chiamato giusto. Adesso vediamo se il mio Xerneas si sveglia. Se il mio Xerneas si sveglia, dovremmo aver vinto la partita. Tiene. Cazzo, è stato per tenerlo. Bravo. Ok, Xerneas dorme. Va bene. Adesso la domanda è: lui fa anticipo più zampillo? Se fa anticipo più zampillo, possiamo mettere Groudon al posto di Xerneas. Se invece non fa anticipo più zampillo, ma fa zampillo e switcha dentro Rayquaza, cosa che penso faccia, io farei Sucker Punch su Kyogre e tenterei di fare una bella una bella Protect qua. Grande Xerneas che si sveglia, bravo. Ok, non ha... Ok, non ha fatto anticipo però. Probabilmente ha fatto Super Fang sul... sullo Xerneas, più zampillo. Ok. Ottimo, va bene, va bene, va bene, ok. Oh, buono, la mossa qua è far entrare Groudon e proteggerlo e setupare con Xerneas. O addirittura fare Moonblast sullo Switch-in. O mettere anche Smeargle, in effetti. Smeargle qua... no, meglio Groudon. Perché gli togliamo la possibilità di fare mosse di tipo acqua. Se fa zampillo qua su Xerneas non ci tira giù. Quasi quasi faccio... faccio Moonblast su... sul suo Crobat. Quasi quasi. Anche perché la sua Tailwind mi pare che un paio di turni dovrebbe andare giù. Quindi allora, protezione su Groudon scontatissima, ma purtroppo non posso farci molto altro. Lo dovrebbe essere. Ok, l'abbiamo chiamata, ragazzi. E il suo Rayquaza va giù. Ok, protezione su Groudon. Vabbè, ma ragazzi, questa era una mossa abbastanza ovvia. Rio Pulsar, anche se mi hitta. Se non mi critta non mi tira giù. Se mi critta. No, ok. Ok, e neanche... Minchia, se è Sash sono nella merda. Non ci ho pensato. Crit. Ok. Crit non serviva. A meno che non fosse Brave. Io ho giocato Brave per 3 mesi, quindi non si sa in realtà. Adesso abbiamo almeno il nostro vantaggio e possiamo abbastanza tranquillamente fare un eruzione Geomancy. Anzi, eruzione Protect. Non lo so in realtà. Probabilmente mi devo target a Xerneas qua, perché qui il suo modo di vincere è tirarmi giù Xerneas, però... no, dovrei averla comunque vinta, però non vorrei rischiarla. Ok. Ok, forse è stata una stronzata. No, ok, va bene, è stata una buona mossa. Perché ha fatto prima Pulsar non si sa, non lo voglio sapere. Siamo sotto il sole, gli ricordo. Ah, gli ho fatto pure crit. Domando scusa. Ok, Tailwind è finita e noi abbiamo vinto. Che fatica. Allora, Geoforce. Noi siamo timid max speed con Groudon. Quindi se lui è max speed è una speed tie. E comunque non ci dovrebbe fare molto. Forza lunare. E dovremmo aver vinto. Infatti ci abbandona la lotta. Ok, va bene. Allora, mi ha avuto un po' di culo con i crit, però non penso che comunque abbia... Si è importato così tanto. Vedete Big Six come un team abbastanza buono contro tutto se riusciamo a giocarci bene le predict, no? Se pensiamo cosa fa l'avversario, azzecchiamo le predict. Qua le ho azzeccate praticamente 2 turni, gliele ho azzeccati. Anche lo switch di Rayquaza. Quella è stata la mossa che aveva vinto la partita, sicuramente. Allora ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo episodio e vi avviso che questa settimana ci saranno praticamente solo Road to Ranked tranne mercoledì, perché io sono a Romix dal giovedì, parto giovedì mattina e torno lunedì mattina, quindi non ci saranno le live di venerdì e in generale l'unica live sarà di mercoledì e non sarà Wonder Trail questa settimana.
perché ho bisogno di fare altro, più che altro perché c'è un nuovo Let's Play e quindi ho bisogno del vostro aiuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, domani. Ciao a tutti!